गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः Prima di tutto essere donna emigrante di colore sono tre cose proprio esplosive maceriale. e Tutti quanti quando ti vedono la bella ragazza cioè, rimaneva lì perché cioè, quello che dovevi fare è andare per strada, soltanto quello. E qui io quelle che ho capito, l'integrazione, è tu devi cambiare il tuo modo di vivere, la tua religione e le culture, le bagaglie di culture che ti sei portata da casa. Tu ci sei venuta io non ti ho cercato, non ti ho chiamato, tu devi vivere come vivi io, sennò sei sempre emarginata. Negli anni 60 cioè una donna somala si era candidata. Chiedendo un avvocato, perché la religione islamica è un po' difficile, perché, però lei ha chiesto la costituzione come era, che parlava di esseri umani, non, non, è, non maschio e femmine, cioè un individuo. E lei allora si è, è, è candidata nel 68, c'erano cioè due donne, la Regina Elisabetta e, e Indire Gandhi. Non c'era altra donna che ci pensava alla politica a quell'epoca. Noi somali, don come donne, le donne eh, non è mai sola. C'ha cioè, la famiglia, eh, lavorando, aveva la nonna, e la, la cugina, i vicino di casa. Cioè, tra le do donne c'era solidarietà. Qui è, è difficile perché loro devono proprio cercare de de questo femminismo che non avverrà mai perché... Tra i femmine non è che c'è la grande solidarietà, eh? Pura Shotama Guru Tu... Buddha tanda Vinaya, Savita, Pabakatu. Savita, sono una sindacalista, lavoro in CGL da molti anni, lavoro con le donne e provengo dal femminismo degli anni 70, quindi diciamo, ho alle spalle eh, una grossa esperienza. Che è stata una vera e propria nascita, una rinascita nella mia vita. Il movimento femminista degli anni 70, diciamo, ha contribuito a costruire, a determinare leggi fondamentali nel paese, quali il divorzio, quali la, la legge per l'aborto e così via. E ha messo il, al centro il tema dell'autodeterminazione femminile, cioè della libertà delle donne di scegliere sul proprio corpo, sulla propria vita. Io sono tra le promotrici del Comitato Romano se non ora quando, non abbiamo necessità di quote e di tutela, ma di una legge del 50 e 50 che pone il tema della democrazia paritaria e cioè della rappresentanza dei generi del 50 e 50 in tutti i luoghi dove si decide, quindi nelle istituzioni ma in tutti i luoghi dove si decide nel Paese. 600 in poi questi locali di questo palazzo che si chiamava il Buon Pastore eh, ospitava un ordine religioso che eh, si occupava di rieducare, tra virgolette, le donne. Per esempio nell'800 le donne recluse qui erano soprattutto le patriote e le donne che lottavano per il risorgimento. Quindi è una scommessa di costruire in un luogo in cui le donne sono state eh, recluse, vittime e umiliate, costruire invece in questo luogo una realtà dell'autonomia e della libertà delle donne. La società era falsamente descritta come in mano a un, a un punto di vista neutro, in realtà era ordinata ed è tuttora ordinata secondo criteri maschili nel linguaggio, nella politica, nelle regole del lavoro. E nelle rappresentazioni delle relazioni tra i sessi. Allora, tutto questo è stato oggetto della critica del movimento femminista che ha affermato invece che la libertà delle donne poteva essere una base molto rivoluzionaria per una nuova visione della società. C'è questa volontà condivisa delle donne, non solo della città, ma direi anche di altre città, di partecipare a questo progetto e alla difesa di questo luogo che viene visto come un luogo che in qualche modo è simbolico per tutte le donne di questo paese, appunto native, migranti anziane, più giovani, cioè la nostra ambizione è di offrire un contenitore, un luogo in cui tutte le donne con le varie diversità che sono ovviamente da riconoscere si possano sentire a casa. Nel 2007 ho interrotto la mia attività politica in Italia e sono andata in India, dove ho seguito i, pro i progetti di cooperazione allo sviluppo eh, fra la CGL e SEVA, il sindacato delle donne indiane. Io credo che non esista al mondo un sindacato di donne, un sindacato autonomo di donne, eh, non esista al mondo un sindacato così grande di donne eh, che raccoglie un milione descritte e che ha un peso straordinario sia nelle città che nelle campagne. L'altra cosa che mi ha eh, colpita è eh, la delicatezza e anche la, il pudore eh, con cui si affrontano i temi della sessualità. Intendiamoci non è che se Eva non li tratta, i temi della sessualità, nel senso che eh, ci sono corsi, attività per la prevenzione dell'AIDS, per seguire le madri eh, durante la gravidanza, per prevenire le gravidanze non volute, cioè non, non è affatto, come dire, rimossa la sessualità, eh, però rispetto alla nostra mentalità di donne europee certamente mi sono dovuta abituare a trattare il tema della sessualità con molta delicatezza, e con i guanti bianchi che è sicuramente una differenza. Noi femministe italiane per molte ragioni abbiamo un po' perso il gusto e l'importanza del tema dell'organizzazione, loro invece sono veramente una foresta, cioè non sono una somma di alberi e di individualità, hanno una straordinaria forza collettiva. c'è una grave difficoltà nel vivere le relazioni tra uomo e donna e anche tra ragazzi e ragazze che è molto legata anche a eh, al raggiungimento dell'emancipazione e della libertà da parte delle donne. Alcuni uomini si sono riusciti ad adeguare a questi cambiamenti, quindi misurandosi, confrontandosi con la donna in modo paritario. Altri uomini hanno visto minacciato il proprio predominio e quindi hanno pensato che l'unico modo fosse quello di prevaricare eh, diciamo, la donna. Ed è una delle violenze più, più difficili da affrontare perché eh, la donna la considera parte integrante della propria vita e del proprio matrimonio ed è difficile considerare violento il comportamento di una persona che tu hai amato e con cui hai fatto dei figli, per cui si sente quasi responsabile del, della violenza che subisce, non ne parla fuori perché ha paura di essere diciamo, giudicata. Ed è convinta che, che magari per i figli è meglio stare in casa eh, con, in una situazione violenta piuttosto che, che allontanarsi. E sapendo che ci sono i servizi, sono più stimolate a uscire fuori dalla situazione di violenza. Calcola che, il primo centro che abbiamo aperto, le donne, al primo centro che abbiamo aperto le donne arrivavano dopo 9-10 anni che subivano violenza. Adesso che abbiamo fatto tutto un lavoro, prevenzione, formazione, accoglienza, praticamente le donne dopo due anni cominciano a ad avvicinarsi, però loro sono accolte e danno servizi gratuiti. Quando decidono di uscire non tornano più a casa. Alcune decidono di non denunciare perché non vogliono denunciare, però si separano e quindi devono iniziare un nuovo percorso di vita. Sono uscita dal paese dopo la guerra civile che tuttora è in, è in corso. Sono laureata in lettere, ma siccome non riuscivo a trovare un posto di lavoro ho dovuto frequentare un corso per prendere la laurea in scienze infermieristiche e attualmente sono infermiera da 16 anni noi abbiamo avuto molta solidarietà eh, da parte delle donne italiane che ci comprendono eh, cercano eh, di parlare la stessa nostra lingua nel senso c'è solidarietà c'è aiuto c'è interazione razzista non è nessun altro che uno che ha problemi e paura di affrontare il prossimo, quello è il razzista. Sì, siamo tutti razzisti. E sì, non è solamente ignoranza, è proprio la paura del diverso. Quello che c'è e c'è ancora in Italia, l'integrazione è vissuta come lo straniero che deve adattarsi, deve imparare, deve saper vivere come un italiano. Questo purtroppo comporta la negazione totale dell'essere dello straniero. Ho i miei valori, come ho i miei pregi o anche i miei difetti, ma in 21 anni io posso dire e posso anche documentare che nessuno italiano mi conosce tuttora, perché non ho mai parlato di quello che è mio, non ho avuto la possibilità. Noi siamo qua da 50 anni, la nostra immigrazione sale dal 1960, era tutta prevalentemente donne. Io sono una donna di 52 anni. Sono vecchia per lavorare, sono giovane per andare in pensione. Allora una domanda, tutti questi anni, io che devo fare della mia vita? Loro chiedono, quando chiamano per le per cercare dei lavori, loro mettono un vetto nell'età, non deve superare 30 anni. Non è giusto che un figlio, diciamo, nato di figlia italiano, il bis 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 nonno italiano, nato in Argentina o in qualsiasi altra parte del mondo, sia considerato italiano. Quando il figlio di un immigrato è nato, è cresciuto, fa tutta la scuola primaria, secondaria, fa tutto il ciclo della scuola nell'Italia, pensa in italiano, vive in italiano, sono considerate straniero. Quando viene negato un ragazzo che per tutto, tutto il suo percorso di vita si sente parte di questo paese, quando viene negato il proprio diritto, loro non possono immaginare psicologicamente che danno subisce questa persona. Io penso nel futuro alla la cooperazione, la cooperazione che unisce il mondo e la cooperazione è quel colante che penso che e il, il paese lontano, non c'è più quella lontananza quando si, si avvicinano perché soltanto interagendo, capendo uno con l'altro diciamo contaminando delle idee, delle forme e delle, e, de, e delle speranze penso che si può cambiare qualche cosa perché oggi come oggi Italia, Capo Verde, India, Pakistan, siamo tutti uno l'importante è lavorare insieme come donne chi è la donna è quella che cambierà il mondo Finché la gente non si rende conto di dare il giusto valore alle donne, andrà sempre male. Come tante ragazze che sogna eh, America, sogna un paese occidentale, uscendo da un paese che non è città, ma è un piccolo villaggio, per me è un tipo di cambiamento. Un salto proprio grosso. E poi eh, per coincidenza mi è stata intracciata da un'amica, eh, compagna di scuola nel mio città, qua in Italia, che è sposata con un italiano che lavorava sulla comunità. E questa amica mia mi ho convinta di trasferire a Roma. Io da Perugia ero a Roma. Uh, subito abbiamo fondato questa associazione, si chiama Campi, Associazione dei lavoratori filippini in Italia. Piano piano, questa mia situazione eh, del lavoro, di che tipo di famiglia che stavo insieme, ho capito che lì c'è tante da fare come donna filippina, no? confrontando con donne occidentale. Perché noi la cura con la famiglia deve essere proprio parte della, della donna, specialmente se è la madre. Una persona, specialmente donna, può realizzare anche senza famiglia, con il suo obiettivo nella sua vita come uomo, come umana, no? E possono anche arrivare di quelle che vuole fare, o oh, un sogno suo, perché quello dipende dal nostro interessamento nella vita. Per quella ci credo che tutti i tipi di uomo nel mondo possono raggiungere il suo sogno. Prima sono credente, poi piano piano ho deciso di, ecco, di praticare questa mia credenza in me. fare il mestiere di sindacalista da donna è molto più difficile sicuramente intanto perché il, il, i luoghi di potere di relazione sono al maschile e purtroppo molto spesso eh, sono gli unici che vengono Molto spesso, se non quasi sempre, sono gli unici che vengono, che vengono concepiti per l'uscita dalla, dalla, eh, dalla situazione di crisi. Bisogna di chiedere eh, più lavori, lavori per, per i giovani, lavori per le fasce disagiate. Raramente si ponga l'accento anche sul fatto che questo eh, non, può, eh, non, essere, non, non può essere fatto senza. Eh, mh, L'inclusione eh, prioritaria dell'occupazione delle donne, del lavoro delle donne, del lavoro di qualità delle donne, non di un lavoro qualsiasi. Esiste una femminilizzazione della povertà. Che è molto concreta perché, laddove c'è lavoro cosiddetto informale, cioè lavoro comunque eh, temporaneo, provvisorio, precarizzato, eh, lavoro sommerso, eh, lavoro non tutelato, mh, è lavoro soprattutto di donne. La situazione delle donne in India si conosce poco, perché quando si parla delle donne in India si pensa, ieri sera abbiamo parlato della regista, pensiamo a Darun Dati Roy, pensiamo a delle donne che hanno sicuramente funzioni importantissime, pensiamo a Sonia Gandhi, però che non rappresentano la situazione eh, non solo media, ma neanche della stragrande maggioranza, neanche del 90% delle donne in India. La discriminazione comincia pesantissima fin dalla nascita. Io proprio per questo porto, cioè considero l'India proprio un esempio, un esempio molto importante a dimostrazione del fatto che il ritmo di crescita dell'economia non ha a che vedere necessariamente con il miglioramento della condizione delle donne. Gida nanda ritu. Ami dire si betu. Lo Stato italiano, il Paese italiano, non aiuta nella gestione della famiglia né quando ci sono bambini piccoli né quando ci sono anziani o persone che non stanno bene è tutto affidato o ai soldi perché allora si compra eh, l'assistenza o alle donne alle donne di casa eh, erano gli anni 70 e quindi erano gli anni in cui in Italia si affermava in maniera anche dirompente il femminismo e, eh, mi arrabbiavo molto con mia nonna perché lei aveva un accudimento nei confronti di mio nonno molto attenta, molto eh, che io leggevo come servilismo. E allora io una volta dissi a mia nonna ma insomma ma non ti scocci, non, non lo vivi come un fatto negativo, il fatto, questo tuo modo di essere del nonno e questo anche modo del nonno di pretendere. Eh, la camicia preparata nel letto e lei mi risponde: Ma vedi, Roberta, lo capirai quando sarai più grande. Eh, io non mi sento affatto svilita. Questo è il mio modo di dire al nonno: Io ti voglio bene. Io non lo capii allora. Molti anni dopo, oggi, nella mia vita di oggi, eh, lavoro tante ore al giorno fuori di casa. Eh, però per me è importante che a casa anche quando io non ci sono ci sia sempre il pasto pronto, io cucino molto, ci siano i panni stirati, le cose stirate, perché è il mio modo di dire io sono una donna libera, che lavora, che eh, ha eh, il proprio mondo anche fuori di casa, ma una parte della mia identità è legata alla casa e un giorno particolare era il giorno del matrimonio di Martina, eh, io ero in diretta. Stavo facendo una trasmissione e avevo il computer acceso davanti. Via Skype mi arriva un messaggio di mia sorella che mi dice: eh, Ho avuto un problema, il sondino con il quale si nutre mi è caduto. Vieni a prendere e accompagnami dal medico. Eh, contemporaneamente mi arriva un sms di mio marito che era in ospedale perché fa il medico ma che si era sentito male ed era al pronto soccorso e io stavo in diretta, stavo lavorando e ho dovuto pensare: eh, c'è cioè il matrimonio di Martina. Devo finire di fare la trasmissione, devo andare da Francesca, devo andare da Paolo. Io sono tutte queste cose insieme. Sono una donna che lavora, che ama molto il suo lavoro e che non rinuncerebbe a lavorare. Ma sono anche una donna che vuole prendersi cura di Francesca, di mio marito, e che ha una serie di relazioni amicali importanti e forti eh, a cui dare valore. E quindi anche il matrimonio di Martina per me era una cosa da cercare di far rientrare in un'organizzazione complicata. Eh, è molto faticoso, però è anche una bella sfida.